Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo questa nostra edizione con la pagina dedicata alla sanità e con la notizia in particolare del primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, che è ad Arezzo. Si tratta di un uomo di 32 anni rientrato da un viaggio dalle Canarie, ricoverato nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni sono buone, già in sorveglianza attiva i due contatti. Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana. Un uomo di 32 anni, tornato da un viaggio alle Canarie, ha manifestato i sintomi della patologia ed è stato ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo nel reparto di malattie infettive. La notizia è stata confermata durante un incontro con la stampa ed è stato lo stesso primario di malattie infettive, Danilo Tacconi, a delinearci il quadro della vicenda. Ma il paziente ci è stato inviato per delle lesioni sospette dal medico curante. In effetti è stato subito preso in carico al nostro ambulatorio, valutato. Queste lesioni ricordavano effettivamente quelle viste nei giorni precedenti anche su altri pazienti che erano rientrati da questi viaggi ed è stato subito ricoverato. A quel punto ovviamente abbiamo contattato l'ospedale Spallanzani di Roma e ieri, domenica pomeriggio, ci hanno dato la conferma della positività dei tamponi per questo virus. Il paziente sta bene, devo dire, non ha importanti sintomi, è tranquillo, ha le lesioni cutanee senza avere dei sintomi sistemici o segni di complicanze e che sono sostanzialmente l'andamento dei casi che stiamo vivendo in questo periodo, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa. E i contatti ci sono stati, per fortuna sono stati pochi, sono state due persone soltanto e contatti non definibili stretti. Si tratta del medico, del paziente che lo ha visitato prima del ricovero in ospedale e un amico con cui lui ha fatto un aperitivo all'aperto. Senta, dottoressa, c'è un vaccino? Esiste, i governi ne hanno delle scorte ed è lo stesso vaccino del vaiolo umano, che però si è visto ha una protezione molto alta, circa l'85%, anche nei confronti del vaiolo della scimmia. Dottoressa Innocenti, c'è pericolo per gli altri pazienti dell'ospedale? No, assolutamente no, il paziente è ricoverato in malattie infettive, quindi in una struttura che è assolutamente preparata per gestire casi come il suo, sia dal punto di vista della formazione del personale che dal punto di vista strutturale e logistico. Il nostro reparto non ha nessun problema in questo senso. La cronaca adesso ci porta in Val d'Arno, un'anziana truffata a Montevarchi è stato preso il ricettatore. Tutti i dettagli all'interno del servizio. Un 27enne napoletano è stato preso da squadra mobile Polizia Stradale della sottosezione di Battifolle. Era il ricettatore di orologi, anelli, collane e soldi sottratti ad una signora con la truffa del parente ferito in un incidente. In questo caso era stata prospettata l'ipotesi tragica di un incidente in cui era rimasto coinvolto il fratello, la prospettiva che ci fosse bisogno quindi di dover pagare per la liberazione del fratello che si trovava in tribunale e quindi facendo leva su questi sentimenti poi cercano di racimolare tutti i gioielli che una persona anziana può avere in casa. Per questo è particolarmente odioso questo tipo di reato. In questo caso erano davvero tanti, più 80 euro, che sono stati ritirati però da una seconda persona. Sì, la tecnica che poi è stata riscontrata anche in altri episodi è sempre la stessa. Mentre avviene la telefonata, quindi mentre la persona anziana viene intrattenuta al telefono e viene spiegato un po' quello che è successo, si presenta alla porta il complice, quindi la persona anziana non ha nemmeno il tempo di avvisare, di chiedere conferme ai parenti e il complice ritira quello che la signora aveva già racimolato. L'uomo che è stato preso è un 27enne. Originario di Napoli, è stato preso a Monte San Savino sul tratto aretino della 1. Certo, le pattuglie subito avvisate dal personale della squadra mobile si sono attivate formando il loro controllo come già da consuetudine, stringendo in una morsa il veicolo segnalato. Una volta fermato dal primo riscontro sono stati i precedenti specifici della persona, quindi già segnalato più volte per reati dello stesso tipo, e da una rapida perquisizione addosso sono stati trovati questi monili e da questi sono iniziate le indagini insieme alla squadra mobile per risalire a chi fosse stata la persona truffata.
Parliamo adesso di violenza contro gli operatori sanitari. A 3 anni dalla campagna partita da Arezzo Rispetta chi ti aiuta, è nata una legge e ora gli infermieri si organizzano con corsi di formazione per affrontare eventuali violenze. La campagna Rispetta chi ti aiuta, organizzata da OPI Arezzo e poi diventata nazionale, ha fatto dei passi avanti dal 2019, Presidente. Sì, dal 2019 abbiamo praticamente iniziato con lo spot creato proprio in collaborazione con Teletruria, siamo riusciti a creare l'attenzione su questo tema molto interessante, quello dell'aggressione al personale sanitario. Dopo il nostro spot ne è venuta fuori una legge, la legge 113, che ha portato sicuramente maggior tutele in ambito legislativo rispetto a quelle che erano in precedenza, quindi si arriva anche alla reclusione di chi si chiaramente macchia di queste aggressioni. È importante dire che il 12 marzo è stata proprio la giornata istituita dal Ministero contro le aggressioni e che ci sarà tanto altro da fare, ma Arezzo è stato precursore in questa battaglia contro le aggressioni e sarà promotore di un'iniziativa al Senato della Repubblica il 16 giugno proprio sul tema. Oggi abbiamo voluto anche creare un momento di condivisione con una situazione pratica per riuscire a dare degli strumenti e degli elementi in più a tutti i colleghi che chiaramente si trovano in una situazione difficile. Che cosa possono fare gli operatori di emergenza in una situazione dove rischiano a volte di essere travolti, però magari non devono essere violenti loro? Sicuramente si può fare tantissimo come prevenzione, come formazione e istruzione del personale. La prima cosa è non trovarsi nella situazione, quindi riuscire ad evitare, non entrare in conflitto, aumentare la capacità di comunicazione in maniera tale da eliminare o mitigare comunque la gran parte dei conflitti che si vengono a creare per motivi di lavoro. Rimaniamo su questo argomento, sono oltre 12.000 in 5 anni i casi di violenza agli operatori sanitari e l'ASL corre ai ripari. Il direttore dell'emergenza urgenza Massimo Mandò annuncia il prossimo impiego della bodycam su tutti gli operatori dell'emergenza. Direttore Mandò, a margine del convegno sulla violenza agli operatori organizzato dall'OPI, lei ha annunciato una cosa molto importante per gli operatori dell'emergenza. Il progetto nostro è un progetto di bodycam in cui si riesce a vedere l'aggressore e l'aggredito. Fra l'altro è un interesse anche dell'azienda, perché se qualcuno rompe, chi rompe paga a casa mia, e quindi dovrebbe risarcire almeno l'azienda dei danni che sta facendo. Doteremo i 13 pronti soccorsi ai triage di bodycam, doteremo tutti i mezzi 118 di India, dalle infermierizzate alle automediche, di tutta la nostra area vasta con le bodycam. Quindi metteremo in sicurezza tutti i dipartimenti dell'emergenza grazie all'impegno che ha profuso la direzione aziendale. A nome del direttore generale si è preso l'impegno di questa cosa qua. Credo che ora venga mandato tutto al garante, dopo i fucili, sì. Il quale avrà un paio di mesi che si prendano, solamente l'emergenza deve rispondere rapidamente, il garante si prende un paio di mesi per capire se tutto il percorso che abbiamo fatto è corretto o meno, poi ci dà la risposta e credo sia positiva, perché insomma abbiamo fatto la stessa strada che ha fatto la polizia e i carabinieri, né più né meno. Veniamo adesso al consueto bollettino Covid. Sono 327 i tamponi effettuati nell'Aretino, di cui 28 positivi. 6 le persone ricoverate in bolla Covid, 2 in terapia intensiva. Non si registrano decessi. E veniamo adesso al capitolo extra per quanto riguarda il bilancio. Dopo il rinvio di 10 giorni fa, il bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra ufficialmente nella squadra di governo il commercialista Giovanni Grazzini. 10 giorni fa l'assenza di Franco Scortecci dall'assemblea di Estra aveva generato il panico, bilancio rinviato e nomina di Grazzini congelata. In questo periodo le varie diplomazie hanno ben lavorato e oggi è tornato un clima più sereno, troppo presto ancora per capire se si tratti di una pace vera e propria. Sta di fatto che l'assemblea dei soci di Estra ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre con tanto di destinazione dell'utile dello stesso. Sono quasi 18 milioni di
utile che sono stati distribuiti per il peso delle quote dei vari soci. Arezzo attraverso Coingas ha il 25,14% di partecipazione, saranno 4 milioni che per l'area di competenza di Coingas verranno distribuiti. Entro il 10 gennaio del prossimo anno ci sarà la destinazione tra vari comuni che aderiscono alla partecipata. Ad oggi entra ufficialmente nella squadra di governo il commercialista Giovanni Grazzini, che era stato indicato da Coingas dopo un consulto tra i sindaci aretini legati alla maggioranza di centrodestra. Ultima annotazione: per capire se sarà pace sarà opportuno verificare le nomine fatte a suo tempo che scatenarono il niet aretino, ma per questo è necessario attendere altri sviluppi. Torniamo alla cronaca. È stato arrestato nell'Aretino il componente di una grossa banda dedita ai furti di rame. Un componente di una pericolosa banda di ladri sgominata a Sessa Aurunca nel Casertano, arrestato nell'Aretino. In particolare i carabinieri di Castiglion Fiorentino hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere nei confronti di un 23enne di origine rumena. Le indagini sono state eseguite dai carabinieri, come detto, di Sessa Aurunca. Secondo quanto emerge, il giovane farebbe parte di un gruppo criminale di 15 persone gravemente indiziate dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Attraverso le indagini svolte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché servizi dinamici, è stato possibile accertare la sussistenza di due associazioni criminali composte prevalentemente da rumeni stanziati nella provincia di Caserta, che in tempi diversi si sono resi responsabili di oltre 40 furti consumati, di ingenti quantitativi di cavi in rame, materiale elettrico ed autoveicoli, in danno di aziende impegnate nella produzione di energia rinnovabile, agricole, private e abitazioni in varie province, prevalentemente del sud Italia. La pagina politica adesso con il gruppo consigliare di Scelgo Arezzo, che si prepara in vista del Consiglio Comunale di giovedì, presentando un'interrogazione su un inedito contenzioso tra il Comune e una sua partecipata, la Fraternita. Improvvisa conferenza stampa del gruppo Scelgo Arezzo. Il capogruppo Marco Donati ha anticipato che giovedì è stata convocata un'assemblea pubblica alle 21 presso il centro sociale di Tortaia. Di temi in questione ce ne sono molti. Uno in particolare riguarda un contenzioso tra Fraternita e amministrazione comunale. Beh, intanto presenteremo un'interrogazione giovedì nel Consiglio molto particolare. La messa in mora da parte di Fraternita dei Laici del Comune di Arezzo è un fatto gravissimo. Fraternita è un momento con il bilancio in difficoltà, comunque con la necessità di trovare una mission diversa a questo istituto. Presenteremo al Comune la richiesta di adempiere le obbligazioni che ha nei confronti della sua istituzione più importante, un fatto gravissimo. E poi c'è il tema dei rifiuti, c'è una, come dire, un po' di opacità in queste nuove proposte che riguardano la possibilità che Arezzo bruci rifiuti per altre zone della Toscana, e quindi chiederemo spiegazioni a Ghinelli. E poi il tema dell'economia e della sicurezza, che si legano insieme. Sulla sicurezza c'è un'oggettiva escalation in città che il sindaco non sta affrontando dopo aver promesso molto. Molto deriva anche da una difficoltà economica che questa città deve affrontare con idee e prospettive diverse. Sulla querela Fraternita Comune, Donati fa riferimento al verbale dell'adunanza del 17 marzo 2022, dove il magistrato di Fraternita ha deliberato di dare mandato al direttore per la predisposizione di una lettera di messa in mora, di diffida da adempiere e di interruzione di ogni eventuale termine prescrizionale in relazione ai rapporti intercorsi tra Comune di Arezzo e Fraternita riguardanti un edificio sito in via Garibaldi al numero 233, 235 e 237, denominato ex convento delle monache benedettine. Il Comune di Arezzo incrementa i servizi online grazie all'app Io. Vediamo. È ormai un dato acquisito. Il Comune di Arezzo sta incrementando le sue competenze in ambito informatico e digitale ed una maggiore confidenza con le app che consentono di stare al passo con i tempi. È un assessore, Monica Manneschi, molto soddisfatta, quella che annuncia il progetto del Comune di Arezzo, che permetterà l'attivazione della modalità di incasso di ulteriori 50 servizi tramite la piattaforma app Io. I primi servizi del Comune, commenta Manneschi, strutturati nella forma di promemoria, sono stati lanciati nel 2020.
2021 e dall'autunno scorso sono già tanti gli aretini che, scaricata nei loro smartphone l'app, e invito ancora una volta, dice Manneschi, tutti a farlo, hanno ricevuto ad esempio la segnalazione della scadenza del permesso ZTL o dell'avvicinarsi di appuntamenti presi tramite l'agenda online con lo sportello unico, l'archivio storico, l'ufficio edilizia, oppure le news del momento su bandi, contributi, eventi, viabilità. Adesso si profila il salto di qualità con la partecipazione all'avviso. Anagrafe, servizi sociali, governo del territorio, tributi diventeranno davvero a portata di mano. Quindi ai cittadini, conclude Manneschi, basterà un clic per entrare nel futuro insieme al loro comune. E si celebra oggi la giornata della legalità, sono tante le iniziative promosse anche per quanto riguarda il nostro territorio. Nel prossimo servizio vi raccontiamo una iniziativa promossa dalla FIDAPA di Arezzo nella casa circondariale. Vediamo. Comprendere le ragioni di chi sta dietro le sbarre, non solo in senso metaforico, interessante l'iniziativa della FIDAPA di Arezzo in occasione della giornata mondiale della legalità. La cittadinanza attiva passa anche da iniziative di questo tipo che magari non troveranno il facile consenso, ma entrano nella questione legata ai diritti umani. Il carcere deve servire a recuperare le persone e non a reprimerle. E l'iniziativa che ha avuto come perno la proiezione del film Tutti Fermi ha aperto un dibattito e una riflessione sulla condizione carceraria anche ad Arezzo. Il direttore della casa circondariale ha accolto di buon grado la proposta della FIDAPA. Si basa su un equilibrio difficile e questo film dimostra come anche in situazioni difficili questo rapporto può essere gestito nel migliore dei modi. Tra gli ospiti anche il garante dei detenuti regionale Giuseppe Fanfani, che ha sottolineato come ad Arezzo la situazione sia nel complesso buona rispetto ad altre realtà della Toscana. Arezzo è un pensionato, per la verità, e devo dire che se succedesse qualcosa qui me ne meraviglierei molto. E diventerà più importante e più difficile da gestire quando si completeranno i lavori e i detenuti diventeranno 120 circa. E altre realtà quali Sollicciano, Prato, Livorno hanno un numero di detenuti importante, Sollicciano ne ha circa 700, voi capite che gestire 700 persone detenute non è cosa semplice. Quello che FIDAPA vuole portare all'attenzione, diciamo, di tutti è proprio il ruolo importantissimo e la riabilitazione del reo, che è uno dei principi fondamentali del nostro Stato di diritto. E questo ringraziamo il direttore del carcere, la dottoressa Papi, che ci ha permesso di attivare questo evento, perché per me e per FIDAPA, che è l'associazione che rappresento, è un momento fondamentale accendere i riflettori sul carcere come luogo dove i diritti non solo debbono essere tutelati, ma preservati anche nei confronti di coloro che questi diritti li possono avere calpestati. Cambiamo adesso argomento per parlarvi di una iniziativa. San Leo da vivere è il nuovo evento organizzato dalla Confcommercio in programma per mercoledì 1 giugno. È un nuovo evento già proposto in altre zone della città che vede coinvolti i commercianti, unendo lo shopping agli intrattenimenti e alla possibilità di divertirsi. Un momento che vuole essere anche un segnale di ripartenza, di ritorno alla normalità. La zona è quella di San Leo e l'appuntamento è per mercoledì 1 giugno dalle 19 alle 24. Vice direttore, c'è un aspetto da mettere in evidenza, vale a dire il fatto che San Leo da vivere è stata in fondo richiesta e promossa dagli stessi operatori commerciali della zona. Sì, assolutamente. Diciamo, lo stimolo viene proprio dai commercianti della zona e noi abbiamo subito raccolto ben volentieri. Questo, voglio dire, è un quartiere che comunque, insomma, è comunque una località importante della città di Arezzo. Ovviamente a questo punto fa parte proprio della città. Ci sono molte attività proprio a conduzione familiare ancora, quindi attività di commercio di persone, voglio dire, che danno vita, lavorano in questo settore, e ci sembrava carino proporre un'iniziativa di animazione proprio di questa parte della città. Anche un po' un dare un input a quel senso di appartenenza che è tipico dei quartieri, in questo caso poi è un quartiere particolare, così chiuso nella sua zona, è quasi una frazione, no? Quindi è un segno positivo, ripartiamo, hanno bisogno tutti di ripartire e noi siamo ben contenti che questo avvenga. Questa è una bella iniziativa che anima questo quartiere.
e riqualifica anche una zona, perché dove c'è il commercio al dettaglio c'è anche un presidio sociale, e questo ci fa enormemente piacere, perché ecco, l'iniziativa non ha solo un successo economico ma anche di riqualificazione del territorio. Interpreti di Gino Bartali e delle figure che ruotarono attorno alla sua vita. Gli studenti dell'Istituto Vittoria Colonna hanno portato sul palco del Teatro Pietro Aretino un avvincente spettacolo. Il Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo teatrale dell'Istituto Vittoria Colonna di Arezzo prosegue il suo impegno a fianco della Rete Teatrale Aretina. Gli studenti del triennio hanno riproposto la storia del grande campione Gino Bartali nello spettacolo dal titolo A Ruota Libera. Quest'anno finalmente siamo tornati in presenza, e quindi poter lavorare in presenza su una figura come quella di Bartali, giusto tra le nazioni, noi ci siamo occupati proprio di questo aspetto, di questa sua eroica impresa durante il tempo della Seconda Guerra Mondiale, è stato bello perché loro sono veramente appassionati. Il mio ruolo è stato quello della madre di Gino Bartali. Dovevo inserirmi in una dimensione di lutto, quindi nel momento della morte del figlio, e è stata anche una bellissima lezione di empatia. Soprattutto è stato bello affrontare questo tipo di spettacoli in generale, perché ci ha fatto recuperare il vero senso civico del teatro. Interpretare Gino Bartali per me è stata un'esperienza incredibile, perché sono passato un po' a interpretare tutta quella che è la vita di Bartali, dalla perdita del fratello fino al grande impegno per poter salvare gli ebrei durante la guerra. E per me è stato veramente un'esperienza unica poter mettermi nei panni di un campione nello sport e non solo. Ho interpretato la parte di un fascista, e questo spettacolo mi ha lasciato davvero tanto, perché ho dovuto interpretare una parte che non mi appartiene, ovvero quella di una persona che va contro tutti i miei principi, e mi ha aiutato a mettermi dal punto di vista di chi invece ne ha sofferto di questi soprusi. Abbiamo parlato precedentemente della giornata della legalità, torniamo proprio su questo tema con un'altra iniziativa, questa volta svolta al Teatro Signorelli di Cortona, dove è andato in scena l'atto finale del progetto Studenti, Legalità e Costituzione, promosso dall'amministrazione comunale. Ha coinvolto circa 12 classi degli istituti scolastici cortonesi, portando sopra i banchi i valori della carta che raccoglie i diritti e i doveri di tutti i cittadini e anche l'ordinamento dello Stato. L'ultimo atto del progetto Studenti, Legalità e Costituzione si è svolto al Teatro Signorelli in occasione della giornata della legalità nel trentennale della strage di Capaci, un percorso nato intorno al libro Viaggio a fumetti nella Costituzione. Tra i relatori della mattinata era presente uno degli autori del volume, il magistrato del Consiglio di Stato Raffaello Sestini, intervenuto sul tema relativo alla tutela dell'ambiente. L'ambiente è la casa comune degli uomini e degli uomini che verranno, quindi è il modo più concreto in cui si può immaginare un mondo giusto per tutti, in pace. Sestini si è poi soffermato sulla lotta alla criminalità organizzata. È un problema che bisogna combattere, ma si combatte non solo con la polizia, i carabinieri nei tribunali, si combatte soprattutto nelle scuole, si combatte con la coscienza civica, con l'impegno, con l'interesse di tutti per tutto. Il progetto del Comune di Cortona ha stimolato gli studenti, che hanno scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alcune loro riflessioni sulla pace. Un'iniziativa che è stata apprezzata dal Quirinale. Sono rimasto davvero basito per ricevere dalla segreteria particolare il nostro Presidente Mattarella la telefonata di ringraziamento e di congratulazioni per quello che abbiamo fatto. Quindi diciamo che per noi veramente è una spinta forte che ci impegna anche a fare meglio. Credo fermamente che poi abbia lasciato tutto questo qualcosa dentro di loro per essere davvero i giovani italiani di oggi, ma specialmente i giovani cittadini del nostro futuro. Attraverso la lettura del libro. E anche Castiglion Fibocchi ha voluto celebrare la giornata della legalità. Stamani nel resede scolastico del comune di Castiglion Fibocchi è stato inaugurato il muro della legalità. Nella giornata nazionale della legalità, 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino, l'amministrazione comunale ha inteso ricordare tutte le vittime di mafia che hanno segnato la storia italiana.
Attraverso la street art, il messaggio lanciato è quello dell'ideale della giustizia, della legge, dei diritti, ma anche dei doveri che le nuove generazioni non dovranno dimenticare nella loro crescita personale. Gli artisti che hanno firmato l'opera sono Paolo Goio e Zara Chiafar, artisti di strada romani. Sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Vasari, plesso Ugo Nofri, che hanno raffigurato l'immagine di Falcone nel muro di cinta della loro scuola in un'opera più ampia che rappresenta la giustizia. Il muro della legalità è stato inaugurato con le parole del comandante della caserma dei carabinieri, maresciallo Simone Pieraccioni, che ha prestato servizio per 26 anni proprio a Capaci. Cambiamo adesso argomento, tornando a parlare di cronaca. Aveva 4 fucili in casa mai denunciati. 70enne finisce nei guai. Continuano i controlli sulle armi da parte dei carabinieri della Val Tiberina Toscana con finalità di sicurezza e tutela della collettività. Questa volta il monitoraggio si è concentrato su Caprese Michelangelo, dove un 70enne possedeva 4 fucili che non aveva mai denunciato presso la propria abitazione, avendoli presi in eredità da parenti ormai morti da tempo. La legge, sottolineano i carabinieri in una nota, è molto chiara. Chiunque detiene un'arma a qualsiasi titolo deve darne immediata comunicazione ad un ufficio di pubblica sicurezza o al comando dell'arma dei carabinieri. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo, mentre i fucili sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà anche decidere in merito alla questione. Veniamo adesso ad una notizia relativa ad un lutto. Il decesso è sopraggiunto ieri sera alle Scotte di Siena, dove da giorni era ricoverata. Ci ha lasciato all'età di 87 anni Neda Volpi, coniugata a Pasqui, la popolarissima Neda, titolare dell'omonima pizzeria-ristorante di Pieve al Topo, luogo cult per gli amanti del tempo libero. Intere generazioni sono passate dal suo ristorante, collocato accanto alla vecchia piscina del Tartana. Con la sua eleganza e il suo sorriso, la Neda era sempre pronta ad accogliere e trattare bene i suoi clienti. I funerali si svolgeranno domani alle 16 a Pieve al Topo. Alla famiglia Pasqui e Volpi le nostre condoglianze. E adesso parliamo invece di un nuovo centro per Oida e la sua stagione Arezzo Nascosta, con il bel concerto d'archi al seminario vescovile. Nonostante il bel tempo che avrebbe invogliato chiunque alla gita fuori porta, il concerto di domenica 22 maggio organizzato da Oida Orchestra Instabile di Arezzo nel chiostro del seminario vescovile ha visto un folto pubblico attento e coinvolto dall'esibizione di Vieri Buglia al violino e Martina Chiarugi alla viola per la rassegna di musica da camera Arezzo Nascosta. Ad aprire lo spettacolo ci hanno pensato i giovanissimi della secondaria di primo grado Severi con l'ensemble Severi e a seguire musiche di Sibelius e Mozart che hanno incantato il pubblico grazie alla performance di Bugli e Chiarugi. Prima della musica il pubblico è stato guidato alla scoperta della biblioteca e dell'archivio del seminario con un'interessante visita guidata. La stagione di musica da camera di Oida, nell'anno del 5° compleanno dell'orchestra, sta registrando molti consensi e grande affetto da parte del pubblico. È sostenuta quest'anno anche da Melis 1R e Alterini e propone sempre location a volte inusuali, ma sempre con un messaggio di bellezza, curiosità, scoperta. Prossimo e ultimo appuntamento domenica 5 giugno con il duo Guinette, clarinetto e chitarra nella spettacolare Sala degli Archi della Basilica di San Francesco con ingresso da via Beccheria. Bilancio positivo per l'iniziativa Mani e Cuore per il Calcit che si è svolta ieri, domenica, in Piazza Grande. Il comitato segnala che sono state consegnate circa la metà delle coperte realizzate per un incasso di 16.560 euro. Da giovedì alcune coperte saranno disponibili presso la segreteria di Piazza San Jacopo. E prima dei saluti, un rapido sguardo al nostro palinsesto. Questa sera, infatti, subito dopo il telegiornale, potrete assistere all'ultimo appuntamento della stagione 2021-2022 del Club del Lunedì, condotto dal direttore di Teletruria Luca Caneschi e da Lucia Petraroli. Alle 23, consueto appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. È davvero tutto, linea adesso alla seconda parte del nostro telegiornale, quello dedicato alle notizie sportive con la conduzione di Barbara Perissi. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.